Benvenuti a TG Poker speciale ISOP 2011. Oggi è il giorno del day 2 del main event di questa Italian Series of Poker, ma non solo, è anche il giorno del tavolo finale del Ladies Event. Dopo aver scoperto ieri chi si è aggiudicato il titolo, il primo titolo nella storia delle ISOP, oggi scopriremo chi sarà la signora che farà proprio il titolo di campionessa delle Italian Series of Poker 2011. E il day 1B del main event dell'Italian Series of Poker 2011 sta per cominciare. Anche oggi sono molti giocatori professionisti che stanno per partecipare a questo storico evento. Tra gli altri ricordiamo Marcucci, Della Monica, Figucci, San Martino, Solinas, Baroni, Tabet, Giorgi, Bernasconi. Un torneo che prevede 20.000 di stack, livelli da un'ora, e oggi vi preannunciamo che si giocheranno fino a 8 livelli. Ma non è tutto qui per oggi, infatti alle 17 partirà anche il final table del Ladies Event, in cui impegnata anche la pro Irene Baroni. E a questo Ladies Event c'era un ospite d'eccezione, un ospite tra l'altro che in un certo senso non sapevamo ci sarebbe stata, perché sto parlando di Belinda Corsaro, che si è occupata per queste ISOP di tutta la parte del booking, delle prenotazioni, viaggi, alberghi. Insomma, è stata lei che abbiamo stressato durante questi mesi, è stata lei che ci ha fatto stare bene ed è stata lei che ieri ha detto: sai che ti dico, io mi siedo a Ladies e poi vediamo come va. È andata benissimo perché è arrivata al tavolo finale televisivo ed è nostro malgrado uscita, però insomma è giocato bene, un bel field. Belli, com'è andata? È andata bene, non mi aspettavo di fare questo risultato perché io non gioco a poker, giochicchio come dico sempre. Poi alla fine è cortissima, shortissima, da bottone, puscio con due paperelle, fold del piccolo, Irene, a parte che aveva una montagna di fish, colla con K-dama, ovviamente casca dama al flop, tutto a posto. Però è andata bene, non me l'aspettavo perché, ripeto, io non so giocare a poker, cioè giochicchio, mi passo un attimino un paio di minuti così. Però è stato bello esserci perché, come ha detto Francesco, ho sentito le ISOP molto molto mie. È da circa 7 mesi che lavoriamo duro perché era la prima edizione, quindi tutto doveva essere perfetto, ci abbiamo provato, speriamo di esserci riusciti in qualche modo. E se ci sono state delle piccole defiance, capitano, serviranno a migliorare la prossima edizione. L'unica cosa che posso dire è che mi consola essere uscita da bottone, detto da me, insomma, vale. Chi conosce magari può immaginare che ci sia anche un doppio senso, però sì, assolutamente sì, c'è. Belli, allora guarda, noi ti facciamo le congratulazioni oltre che per questo successo pokeristico, anche per la tua attività, perché Poker nel Mondo, questa agenzia specializzata per pokeristi, mi sembra che stia prendendo largo alla grande, quindi in bocca al lupo per tutto. Grazie Lanfranco. Da Lanfranco per oggi è tutto, arrivederci. Un'altra delle protagoniste del Ladies Event di questa prima storica edizione delle Italian Series of Poker 2011. Siamo con Patrizia Danti, nonna Patti, una presenza che ci accompagna praticamente tutti i giorni su Facebook, una professionista, una pokerista e una finalista in questo caso. Sì, certo, infatti, e sono felicissima perché comunque mi sono scontrata con dei colossi pazzeschi. Quindi va benissimo così, organizzazione splendida, quindi forever, ISOP forever. La serie ISOP porta bene. Sì, esatto, per la serie porta molto bene, per cui guarda, meglio di così non si può. Ascolta, quarta piazza per te, vuoi raccontarci com'è andata? Sono di Small Blind, ho 9-9 e faccio all-in. Irene Baroni, colla e showdown, dama. E hanno retto le dame. Comunque una giocata direi irreprensibile, nel senso tu eri già show. Mille volte, sempre, perché comunque non potevo foldare assolutamente. Poi giusto così, aveva due dame per cui era comunque partita avanti e quindi va bene così. Io sono...
contenta ed emozionata, lo dicevo prima a Patti, perché è stata una delle prime giocatrici, una delle prime operatrici del mondo del poker che ha aderito diciamo all'offerta ISOP. Ha mantenuto ciò che aveva detto e poi ci ha onorato con questa bellissima piazza, con questo piazzamento. Quindi noi ti facciamo un in bocca al lupo per tutto. Grazie, e arrivederci. Crepi il lupo, alla prossima. Certo, alla prossima edizione garantito. Garantito, assolutamente. Grazie. Ciao. Siamo sul set del tavolo televisivo che ospiterà le 8 finaliste del Ladies Event. Infatti tra poco si sfideranno per conquistare il titolo di campionessa delle ISOP. Chi sarà tra questi gentili signori a portarsi a casa questo ambito titolo? E vince questo primo storico Ladies Event Federica Massari di Asso Gold, seconda classificata Deborah Barbarito e terza classificata la pro di GD Poker Irene Baroni. Congratulazioni a tutte e tre. Abbiamo e volevamo intervistare la vincitrice, ma la stanchezza ha avuto la meglio, ma domani ci ha promesso che ci racconterà com'è andata. Da Nova Gorica per oggi è tutto, arrivederci a domani con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.